Benvenuto, il mio nome è Davide Berti e sono un consulente finanziario. La New Economy italiana è il caso Tiscali, storia di una bolla made in Italy. Era il lontano 1999 e negli Stati Uniti, da qualche anno, le quotazioni delle aziende tecnologiche del Nasdaq continuavano a gonfiarsi imperterrite, alimentate dall'euforia irrazionale degli investitori statunitensi. In Italia l'onda dell'euforia statunitense iniziò ad arrivare con i primi mesi del 99, con la condizione del termine New Economy, appellativo che portò molti investitori ad allocare i propri capitali in aziende attive proprio in questo nuovo segmento dell'economia digitale, le cui aspettative di crescita nel nuovo paradigma che stava prendendo piede erano esageratamente ottimistiche. Con il termine New Economy si fa riferimento allo sviluppo senza precedenti legato alla diffusione di internet e di tecnologie informatiche che presero il via dagli Stati Uniti per culminare con lo scoppio della bolla delle dot-com. A proposito di questo, poi ho parlato in un articolo che potete vedere direttamente sul sito. In Italia, il nuovo paradigma della New Economy vedeva tra le principali aziende interessate e attive nel settore IT Tiscali e Finmatica, ma molte altre aziende quotate in borsa raggiunsero poi quotazioni insensate solamente aggiungendo alla propria ragione sociale .com o qualche altro riferimento ad internet e alle tecnologie informatiche. Proprio su Tiscali, infatti, si concentrerà questo video, questo approfondimento, al fine di comprendere l'euforia irrazionale che ha travolto i risparmiatori italiani, estasiati dal nuovo paradigma. Tiscali fu una delle prime aziende innovative operative nel settore dell'IT, rappresentando la nuova frontiera delle comunicazioni, dell'internet technology e della telefonia fissa, proponendosi, grazie alle politiche di liberalizzazione nel settore dei servizi telefonici, come la principale competitor di Telecom. Nel 1999, con la forte crescita delle quotazioni delle aziende tech statunitensi, Tiscali fece la propria apparizione in borsa, quotandosi con un prezzo di collocamento pari a 46 euro per azione e raggiungendo nella giornata borsistica successiva i 73 euro per azione, circa il 60% in un solo giorno. Gli investitori italiani, consapevoli di quanto stesse accadendo negli Stati Uniti al prezzo delle azioni tech e vedendo la forte crescita di prezzo nel primo giorno di quotazione, iniziarono ad acquistare in massa le azioni di Tiscali, portandole a raggiungere nel marzo del 2000, in poco più di 5 mesi dalla sua quotazione, un prezzo massimo di 1.197 euro per azione, in aumento di circa il 2.500% rispetto al prezzo di collocamento. Con la forte crescita immediatamente successiva al prezzo di quotazione, Tiscali raggiunse una capitalizzazione di mercato pari a 18 miliardi di euro, superando Fiat, che all'epoca vantava una capitalizzazione di appena 13 miliardi. In questo grafico possiamo vedere l'andamento del prezzo di Tiscali in seguito alla sua quotazione. Così come fu repentina l'ascesa di prezzo, anche il crollo fu altrettanto rapido. Infatti, dopo aver sfiorato i 1.200 euro per azione, il prezzo del titolo iniziò una velocissima fase di declino, dimezzandosi entro fine marzo 2000. Da lì a pochi giorni il prezzo delle azioni Tiscali tornò a 40 euro e, come mostra il grafico, ad oggi il prezzo dell'azione è pari a circa 60 centesimi, con l'azienda che ha cambiato nome in Tessellis in seguito alla fusione con l'Incam. Chi ha acquistato le azioni di Tiscali nel pieno del boom non rivedrà mai la propria posizione tornare in parità e al momento azioni in perdita del 99% in portafoglio. Cosa possiamo imparare dalla storia di Tiscali? Beh, ci lascia in eredità alcuni insegnamenti, capisaldi che ogni risparmiatore deve considerare prima di effettuare, ma prima, non dopo, prima di effettuare ogni scelta di investimento in singoli titoli azionari. Innanzitutto, prima di acquistare singole azioni, fai una valutazione ponderata e cerca di capire se il valore intrinseco della società sia superiore o inferiore al prezzo attuale. Tale insegnamento viene direttamente da Warren Buffett, uno dei più grandi investitori in singole azioni del mondo. Se non sei capace a farlo, non farlo, oppure chiedi a qualcuno che è in grado di farlo per te, ma fare delle analisi a sentimento non è mai un buon consiglio. Infatti, Warren Buffett consiglia, prima di acquistare azioni di una società, di valutare appunto il valore intrinseco della stessa, dato dalla crescita attesa delle principali metriche di bilancio aziendale e che poi queste vadano a rispecchiare le attuali valutazioni di mercato. Se il prezzo che ha oggi un'azione è giustificato solamente da una crescita di ricavi e utili irraggiungibili, allora forse è meglio evitare l'acquisto dell'azione. Secondo, non investire in azioni di cui non ne capisci il business. Anche questo secondo insegnamento prende ispirazione da Warren Buffett. Se non capisci il business in cui è attiva una società, non acquistarne le azioni, non mettere i soldi in ciò che non conosci. Se chiedete a coloro che hanno acquistato azioni di Tiscali a più di 100 euro per azione nel 1999, saranno davvero in pochi a saper rispondere esattamente alla domanda cosa faceva di preciso Tiscali? La maggior parte li ha comprati solo con l'idea di poter guadagnare tanti soldi in poco tempo.
Terzo, infatti, non farti guidare dall'emotività, ma sì razionale. I mercati finanziari trasferiscono capitali da coloro che sono impazienti a coloro che sono pazienti. Coloro che hanno deciso di destinare i propri risparmi alle azioni Tiscali nel 99 per moltiplicare la propria ricchezza, probabilmente sono rimasti incastrati nella posizione e ad oggi potrebbero avere ancora in carico le azioni con delle perdite enormi, irrecuperabili. Prendere scelte di investimento dettate solamente dall'emotività porta, nella gran parte dei casi, a delle perdite finanziarie. Prima di acquistare un'azione, fate tutte le valutazioni appropriate, considerando la vostra potenziale reazione in caso di forte perdita. Se puoi, elimina il rischio specifico. Investendo in singole azioni, ti assumi il rischio specifico, eliminabile acquistando un paniere di azioni per mezzo di appositi strumenti, quali ad esempio gli ETF. Chi ha acquistato singole azioni del Nasdaq 100 nei primi anni 2000 potrebbe aver visto azzerarsi le quotazioni di alcune di queste, travolte dalla bolla delle dot-com. Chi invece ha acquistato sui massimi e ha mantenuto in portafoglio l'ETF sul Nasdaq ha recuperato nel 2014, quindi dopo tanto tempo, le perdite e nel caso in cui avesse ancora la posizione in portafoglio a giugno 2024 il profitto sarebbe di circa il 300%. Quindi non male in 24 anni. Il rischio specifico lo si può quindi eliminare con la diversificazione, che è un'arma preziosissima per tutti gli investitori di lungo periodo. In conclusione, la pianificazione è necessaria prima della speculazione. Infatti il racconto della bolla della New Economy e del pump and dump di Tiscali tra il 99 e il 2000 ci ha permesso di trattare i principali capisaldi che ogni investitore che acquista singole azioni deve tenere ben presente. Il caso di Tiscali, così come altre bolle su singoli titoli dettate dalla FOMO, quindi dalla fear of missing out, cioè dalla paura di rimanere al di fuori di un business che possa far guadagnare tutti in modo facile, ci lasciano un altro importante insegnamento. I mercati finanziari sono un mezzo utile per la pianificazione efficiente, ma non per la speculazione. Veniamo infatti spesso attratti da storie di investitori retail che, come nel recente caso di GameStop, hanno fatto milioni di dollari partendo da poche migliaia, grazie appunto al pump and dump su singoli titoli, ma queste storie attirano l'attenzione di molti che pensano di potersi arricchire facilmente con l'acquisto di una singola azione sulla quale stanno concentrando gli acquisti di molti investitori e il cui prezzo sta schizzando. Il 99% degli investitori invece rimane spesso incastrato in queste speculazioni, perdendo il capitale, e per conferma io chiederei a chi ha acquistato Tiscali nel 99 e non l'ha venduto prima di marzo del 2000. Anziché vedere impropriamente i mercati finanziari come il luogo dove giocare in borsa, è secondo me meglio vedere i mercati finanziari per quello che realmente sono, cioè un luogo virtuale dove chi ha un surplus di capitale li presta a chi ne ha bisogno in cambio di un rendimento atteso che aumenta al calare dell'affidabilità di chi ha ricevuto il nostro capitale. Con pianificazione e ponderazione, allocando i propri capitali in maniera efficace ed efficiente, i mercati finanziari hanno il potenziale di generare rendimenti anche buoni di lungo periodo, che però sono direttamente proporzionali al rischio assunto. Questa è una massima dalla quale non si può mai scappare. Se ci fossero dubbi circa questo argomento, come sempre sono a disposizione. Se i dubbi fossero generici o comunque non specifici sulla tua singola situazione, scrivi pure nei commenti in modo da poter essere utile anche ad altre persone che possono avere domande simili ma sono magari meno estroverse. Noi ci vediamo al prossimo video, ti ringrazio per l'attenzione.